Buongiorno dalla nostra camera di Transilvania Hotel. Transylvania Hotel American Horror Story. Guardate la nostra camera. Allora, che non è una cosa tragica, assolutamente. No, la gamera è la cosa meno tragica. Allora, dunque, questa è la nostra, il bagno un po' tetro, devo dire la verità. Infatti ci siamo fatti la doccia con le pantofole Stifulidere americana, all'igiene, zan manga roste casa. Su, su, su. Allora, ci sono tre manopole per la vasca, acqua calda, acqua fredda e convertitore tra giù e su. Allora, quella calda la devi In aprire un in verso, un verso così, quella quell'altro in un altro fredda verso. nell'altro verso e poi si richiudono verso l'interno. Ma andiamo a vedere un pochino i vetri. Fanno cagare. Questo è un 4 stelle. In Guardate Italia lo com'è bozzerebbero. lurido, questo è il vetro. Ma secondo me, Zvon Questo è il manga radisti vetro, dietro. è Guarda, osceno, non si può aprire, fa schifo, non vi dico siamo che all'ottavo piano. la tenda che sto toccando è una cosa che ora All'ottavo mi piano, devo quindi c'è lavare le così. mani. E qua è l'altro, e questo è quello che si vede, cioè praticamente nulla. Ok. Vabbè, adesso Si andiamo a fare colazione, comunica via. con la camera a fianco attraverso questa porta. Con la camera, l'altra camera a fianco adesso. Ah, ecco, facciamo vedere questo corridoio, il corridoio sempre della nostra camera, con tante porte. Appiccicano poco una luce al candelabro. Esiste? Ah. Allora. Se apri questa porta, come vedete, io pensavo fosse il bagno, è murata. In realtà non è murata. Quello di là apre la porta e noi ci ritroviamo nella camera dell'altra persona. Quindi, là. Ci devo mettere una bella sicura. Poi ci sono queste altre tre porte, 1, 2, 3, che tu le apri e ci sono gli armadi, che in realtà è un unico armadio che va dall'altra parte. Bello, bellissimo. Vabbè, procediamo. Documentiamo questa stranezza americana. Guardate qui alle mie spalle. Allora, c'è una fila immane, immonda. Ora non vi posso far vedere, però ci sono. Sono tutti scout, così c'è scritto, radunati sotto un locale che stanno aspettando che si apra, un locale che è un pub fondamentalmente. Ma sono acquintalate mondiali, stanno facendo un burdello pazzo. Ah, ma guarda che sono scout, però. Oggi in New York c'è fermento. Guardate, deve partire una biciclettata, ma se la vedete da dietro è lunga, lunghissima. Vabbè, è sabato e c'è fermento. Risultato del giro di stamattina. Oh Gesù, un idiota che mi stava venendo addosso. Risultato del giro di stamattina, puoi spiegare tu? No. No. Vedi come è ingazzato? Siamo andati al Converse Store. Volevamo comprarci le Converse, quelle con la bandiera americana. Le mie c'erano, le sue non c'erano. E allora voleva comprarsene un altro paio, però erano quello col modello di New York, che però dovevano essere personalizzate, quindi doveva essere fatta sotto la cosa, cioè da un ufficio apposito, che però non gliele consegnavano prima di domani alle 2:30. Impossibile. Non hanno fatto eccezioni, allora ho detto, ah sì, allora posso anche le mie e nessuno si compra niente. A loro gliene è fregato un tubo? Gliene è no, fregato un tubo. zero. Non hanno fatto alcuna Che gliene eccezione. frega? Quindi Tanto punteranno il prossimo cretino che le compra. ci siamo un poco incazzati. E questo è quanto. Un poco di pazienza. Vaghiamo. Siamo adesso nella Penn Station, siamo andati in farmacia A perché in comprare gli farmacia si M&M's. comprano gli M&M's. Ti curano con la dolcezza. L'obesità. Allora, abbiamo scoperto che il nostro hotel Tiene Transilvania 1700 stanze del terrore. è che è il quarto hotel più grande di New Attualmente più York grande di New York. ed Fino al 1927 era il più grande nel mondo. è stato. È il mondo. 1700 stanze, pensate un po'. Va bene, adesso ci dirigiamo dove? Che buono. Che motto? Che buono. Boh, vado a vedere. Ma dovete, diciamo che ci vogliamo dirigere, vabbè, perché non mi ricordo il nome. Sono preso la faccia a Stone che Stonewall. a Stonewall per una birra. Ma adesso Rosario pensa che si mangia una cinnamon o qualche altra cosa. Guardiamo che cosa si può mangiare. Qualcosa del genere. Con una cinnamon roll.
che stiamo ancora masticando, ci troviamo nella zona da me preferita di New York, che ormai dovete aver imparato, è il Greenwich Village. E Rosario si sta togliendo lo zucchero inzaccariato da... Sono solo 400 calorie, una buonissima briochina alla cannella. Vabbè, quindi qualche cosa? Ormai è diventato antipaticissimo. La gente lo segue per i suoi, non voglio dire niente. Ciao. Sì, sì. E camminiamo, camminiamo ed andiamo a finire per l'ultima volta a Stonewall, non l'albero. Allo Stonewall. Va sempre là che non lo so. Un ultimo saluto al Washington Square Garden. Un ultimo saluto alla Broadway. Saluto. Ciao Broadway. Un ultimo saluto a It's Sugar. Il mondo che c'ho la alle cacche di unicorno. No, queste non sono le cacche di unicorno. Le cacche di unicorno stanno di qua. Vabbè, un ultimo saluto al Converse, al negozio dove non abbiamo comprato le scarpe. E alle scarpe che non abbiamo comprato. Ora, alla fine ho vinto io, le ho prese. Tutti siamo contenti, le abbiamo comprate. Tutti sono contenti tranne la carta di credito che esplode. Anzi, no, anche la carta di credito è contenta. Solo volete il conto. Vedere quella che abbiamo preso? Ta-da-da-da. Io uguali, ma quelle corte. No, le provo, le ho provate, non le sopporto quelle altre, sinceramente non le sopporto. Va bene. Un ultimo saluto a Little Italy. Un ultimo saluto al Manhattan Bridge. Ecco l'ingresso. Un ultimo saluto a Chinatown. Mi siete mai chiesti cosa fanno i cinesi nel tempo libero il sabato sera? Ballano nel parco. Guarda quanto è bella la Freedom Tower, girati e saluta anche lei. Un ultimo saluto alla Freedom Tower. Alla Freedom Tower, alle nostre spalle, la vedete? Eccola qui, questa. Qui. Ciao Freedom. Toy Studi. Un ultimo saluto all'Hotel 91, dove un mese fa tutto cominciò. Siamo arrivati. Che era Chinatown, ma era molto più bello di quello dove stavamo. Saluto. Ciao. Un ultimo saluto al ramen di mare. Troppo bello. Un ultimo saluto alla 34esima. Un ultimo saluto all'Empire State Building. E un saluto che non è l'ultimo saluto dalla camera dell'Hotel Transilvania. Ciao, buonanotte, a domani. Ci vediamo.